Ciao a tutti cruciolotti, bentornati in My Lovely Food. Oggi impareremo a fare una frittata vegetariana che ho fatto con un avanzo di ripieno dei cannelloni, ricotta e spinaci che ho preparato nella puntata precedente, che potete trovare alla fine di questo video. Intanto andiamo a vedere proprio come si fa, è molto semplice. Abbiamo bisogno di 3 uova, io ho usato come vedete lo stesso contenitore dove c'era proprio la ricotta con gli spinaci e poi ho versato la ricotta con gli spinaci che avevo precedentemente preparato per i cannelloni ripieni. In realtà erano delle crepe, perché c'è differenza tra l'impasto della crepe e l'impasto per il cannellone. Intanto in una padella ho versato dell'olio extravergine d'oliva, l'ho fatto riscaldare e nel momento giusto ho versato tutto l'impasto che avevo fatto prima con le uova, gli spinaci e la ricotta. Naturalmente con una forchettina subito dopo andiamo a creare la forma rotonda della frittata. Il momento più difficile, girare la frittata. Ecco come si fa, con un piatto molto veloce deve essere il movimento e deciso. Ed ecco qui la frittata girata ed è già, diciamo, pronta da una parte. Taggatemi le vostre foto su Instagram, mi raccomando, mettete un bel mi piace ed ecco la nostra frittata finita. Così non abbiamo buttato nulla, abbiamo usato tutto quello che avevamo usato nella ricetta precedente. Grazie cruciolotti, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, buon appetito! Ciao a tutti cruciolotti, bentornati in My Lovely Food, una rubrica dedicata a tutti i nostri piatti preferiti. Oggi vi insegnerò a fare delle buonissime crepe ripiene con 2 ripieni diversi, uno come vedete con ricotta e spinaci e l'altro con la carne macinata.